Varcare la soglia della fede presuppone il non vergognarsi di avere un cuore di fanciullo che crede nell'impossibile, che può vivere nella speranza che è l'unica cosa che può dare senso e trasformare la storia, e altresì chiedere in continuità, pregare senza stancarsi e adorare perché il nostro sguardo sia trasfigurato. Sono le parole di Papa Francesco che spiegano il valore e il significato dell'anno della fede, avviato l'11 ottobre del 2012 per concludersi il 24 novembre 2013, solennità di Cristo Re, anno della fede che è legato al 50° anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano II. Durante quest'anno la Chiesa ha invogliato a riscoprire e rinnovare la nostra fede, fede come guida, come voce e desiderio profondo che vuole manifestarsi, fede come risposta alla natura dell'uomo che rende piena, bella e soddisfatta la vita e che, nonostante i limiti umani, sa far rifiorire la vita, dandole un gusto sempre più vero ed intenso. Fede come gioia infinita che nasce dal riconoscere la presenza dell'infinito tra noi in carne e ossa. E fede è anche il titolo di un brano il cui testo e la cui musica sono stati scritti dall'autore e conduttore televisivo Gianni Ippoliti e dall'artista Franzi Mele per celebrare quello che è l'anno dedicato appunto alla fede. Il brano è stato interpretato dal Coro della Fede con la voce solista di Federica Caroppa, presentato per la prima volta ieri a Manduria, nella splendida cornice della Chiesa Madre, alla presenza degli autori Gianni Ippoliti e Franzi Mele nell'ambito di una serata evento. Il coro composto da Giulia San Marco, Arianna Lima, Sara Convertino, Anna Chiara Trinchera, Davide Di Bella, Chiara Rainò, Anna Greco, Alessia Campa, Flavia Di Lauro, Fabiana Scorrano, Antonella Di Noi, Federica Dimitri, Laura Di Cursi, Desiree Melle, è stato diretto dal professor Franzi Mele in collaborazione con i maestri Claudio Rollo e Domenico Daggiano. Perché questo brano? Perché a parte che è l'anno internazionale della fede, ma poi se non c'è la fede in qualcosa non si può fare nulla. Tutte le religioni hanno una fede. Anche chi non è credente crede in qualcosa e quindi la fede è la base della vita. Grazie Ippoliti, grazie anche a voi, grazie, buonasera. Che dai, aiuta.
iniziativa eccellenza. È veramente molto bella, significativa, anche molto vivace direi. Un augurio vorrei fare a questi ragazzi, siccome veramente la canzone che hanno prodotto, ce l'hanno fatto ascoltare, è davvero un bellissimo messaggio ed anche melodicamente molto, molto armonica. L'augurio che faccio è che possa avere un riscontro molto più ampio che nella sola città di Manduria. Parte da Manduria questo inno per la fede. Un inno della fede che parte da Manduria e va avanti. Auguri, auguri di cuore. Volevo solo, come ho già detto, ringraziare il professor Mele per avermi invitato in questo progetto che condivido davvero appieno. Mele, eccolo qua, autore delle musiche, con autore del brano, vieni, grazie. È un po' emozionato. Sì, emozionato. Devi dire sì. Sì. Oh, allora. Sono a casa mia. Uno è emozionato quando sta a casa mia, perché c'è tutti gli occhi di quelli addosso, gli invidiosi. Quelli cattivi, fortunatamente. Ogni movimento è puramente casuale. Allora, per loro era la prima esperienza in assoluto. Non hanno mai cantato e comunque tutto è iniziato come uno scherzo, perché io insieme ad altri bambini ho iniziato a cantare senza strumenti questo ritornello, e subito lo hanno afferrato e l'hanno fatto loro. Diciamo che sono loro che hanno fatto sì che questa canzone, voglio dire, fosse realizzata a 360 gradi. Oh, è l'anno della fede. E quindi questo brano si inserisce in tutto quello che è stato detto e è stato fatto sul tema della fede. Perché Gianni Ippoliti si è trovato coinvolto in questa operazione? Perché la fede è fondamentale, anche se uno non è credente, deve credere nella fede. È stata una serata in cui la fede, intesa come gioia profonda, è stata pienamente condivisa dai numerosi presenti che, richiamati dal simpatico e ironico giornalista Gianni Ippoliti, hanno apprezzato quello che si spera possa diventare un vero e proprio inno alla fede, ma anche gli altri brani proposti dagli alunni della Scuola Paritaria dell'Infanzia e Primaria Belisario Arnò di Manduria, che hanno interpretato con il linguaggio dei segni. Erano presenti numerose autorità, il vescovo di Oria, Monsignor Vincenzo Pisanello, l'arciprete di Manduria, Monsignor Franco Di Noi, il sindaco di Manduria, Roberto Massafra, e gran parte della giunta comunale, la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, Serafina Boccuni, il presidente del comitato della qualità della vita, Carmine Carlucci, la segretaria provinciale dello SNALS, Elvira Serafini. Gianni Ippoliti non si è limitato solo a coprodurre il brano Fede, ma ha coinvolto i ragazzi chiamati ad esprimere messaggi sulla fede, messaggi belli, veri, sinceri, che hanno il sapore della genuinità dei bambini. Non sono mancati i momenti di commozione, anche lo stesso Ippoliti e i ragazzi con i loro gesti hanno trasmesso questa emozione. Una bella iniziativa ideata dall'artista manduriano Franzi Mele, che ha saputo coinvolgere e superare i limiti e la logica di paese che spesso soffoca le iniziative locali, a cui auguriamo finalmente un meritato risalto nazionale.